Da un lato vediamo che l'accessibilità, e la vediamo anche con la partecipazione a queste giornate nelle città, a Milano c'è ancora. Dall'altro c'è il rischio che nella testa della gente sia una questione finita, una battaglia finita. Invece non è così, quindi noi dobbiamo continuare a testimoniare, dobbiamo continuare a fare le cose giuste, tipo l'utilizzo e riutilizzo dei beni sequestrati alla mafia, tipo come noi costruiamo le gare pubbliche per evitare che ci siano rischi di infiltrazione, i comitati che utilizziamo. Quindi io penso che da questo punto di vista è sciocco dire che a Milano il problema non c'è, perché c'è, ma è altrettanto vero che l'impegno è anche forte a Milano. Sindaco, secondo la ricerca di Transcrime e l'Università Cattolica, oltre 5.000 imprese sul territorio lombardo sono a rischio infiltrazioni. Sì, sì, ma infatti è chiaro che dove c'è ricchezza c'è un tentativo di infiltrazione. Ne parlavo recentemente anche con il prefetto e anche con il nuovo questore. Il lavoro deve essere un lavoro serio che dobbiamo portare avanti e dobbiamo anche fare un lavoro quasi di natura pedagogica, cioè convincere gli imprenditori che nello stare delle regole c'è un vantaggio per tutti e isolare quelli che le regole non vogliono stare. Professore, siamo qui a celebrare un anniversario così importante. Che significato ha farlo in una scuola e vedere così tanti giovani? Il significato è che la memoria si tramanda, che l'educazione alla legalità non è una cosa da museo, è invece una spinta a migliorarsi e a fare migliorare questa società. È un'eredità viva quella di Falcone e Borsellino, non è una cosa morta, è viva e fra l'altro quello che mi colpisce tante volte è vedere la passione con cui gli studenti anche in università ne vogliono sapere. Le generazioni sono il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. E quindi è indispensabile con loro fare memoria. Fare memoria significa ricordare i valori per i quali sono morti, farli comprendere ai giovani e far sì che loro a loro volta ne siano portatori. Per cui è veramente fondamentale ritrovarsi qua con le nuove generazioni e far sì che il ricordo non sia semplicemente una commemorazione, ma appunto il tramandare i valori per i quali loro sono morti. Grazie.